contro il pallone, libero a destra, Rosano riceve a una quindicina di metri al vertice sinistro dell'area di rigore della Lazio, parte giù traversone, raso terra, ancora Mertens fermato, poi Zielinski, il Napoli in vantaggio. Esattamente al settimo minuto, nel corso del primo tempo, cambia il parziale al Diego Armando Maradona di Napoli. Zielinski con un pendente di sinistro di rara potenza e precisione, dopo che Mertens aveva sfruttato l'errore, l'incertezza della difesa biancoceleste, si era addentrato all'interno del cuore dell'area di rigore della Lazio, era stato fermato all'ultimo momento, un rimpallo che ha favorito però l'arrivo di Zielinski, che è esploso sempre dall'interno dei 16 metri della formazione ospite, un sinistro di rara potenza e precisione. Nulla da fare per Pepe Reina, è cambiato già il parziale allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conduce il Napoli per 1-0, la rete al settimo minuto, quella di Piotr Zielinski, e la linea che può tornare a Como. E siamo soltanto alla minuto 9 nel corso del primo tempo, con il Napoli in vantaggio per 1-0, segno evidente che questa è una partita in cui i grandi giocatori, in cui le personalità di una grande squadra devono evidentemente sentire l'importanza della partita, l'importanza della sfida per andare a cogliere i tre punti. Intanto attenzione ancora al Napoli in profondità, il lancio per Insigne, posizione di alla sinistra, va in mezzo Mertens, una finta, la palla sul sinistro, poi sul destro, capolavoro di Driss, Ciro, Mertens, il raddoppio del Napoli al decimo minuto nel corso della ripresa, cambia nuovamente il parziale al Diego Armando Maradona, avvio pirotecnico della squadra di Luciano Spalletti, che con due giocate di rara bellezza e di rara intensità sono riusciti già a mettere la partita in discesa. Dopo il gol di Piotr Zielinski al settimo è arrivato il raddoppio di Dries Mertens, triangolazione a grande velocità dopo il lancio dalle retrovie per Lorenzo Insigne, che ha toccato da sinistra con l'esterno del piede verso il limite dell'area, è arrivato Dries Mertens, un dribbling, una finta, una sterzata, la palla sul destro dall'altezza degli 11 metri o forse anche poco meno, il pallone diretto col piattone destro verso l'incrocio dei pali alla sinistra di Pepe Reina, che nulla ha potuto anche in questa occasione. Questo il racconto della gol, almeno in questa fase non affonda nel pressing, mentre Fabian Ruiz scambia ancora a sinistra con Lorenzo Insigne, il quale gli ritorna il pallone, si avvicina al limite, Fabian Ruiz allarga verso il fronte opposto, c'è Lozano, c'è la conclusione meravigliosa di Dries Mertens, il 3-0 del Napoli, un gol pazzesco del 14 con l'interno del piede a cercare, a trovare un incrocio dei pali remotissimo con una traiettoria lenta ma inesorabilmente beffarda per l'estremo difensore biancoceleste, che ha visto il pallone insaccarsi alle sue spalle. Il Napoli che conduce per 3-0 e i minuti sul cronometro che sono 29 nel corso del primo tempo, e il Napoli che ha messo, per usare un eufemismo, in discesa questa partita con Orsato, che va a dire qualcosa a Luciano Spalletti. Evidentemente c'è qualcosa da chiarire con il tecnico della formazione di casa, non vuole che si muova troppo al di fuori della propria era tecnica, chiede scusa a Luciano Spalletti e si riaccomoda in panchina dopo aver assimilato e metabolizzato la ramanzina del direttore di gara, o forse no e deve cambiare maglia, chiediamo scusa, perché la sua tuta blu evidentemente può confondersi con il completo blu scuro della Lazio e quindi deve indossare un kiwi bianco, l'allenatore della Napoli che è in vantaggio per 3-0, vi abbiamo raccontato in diretta, gentili ascoltatori, la rete di Dries Mertens, doppietta per lui, e dopo il raddoppio al decimo è arrivata al 29esimo quest'altra perla, due reti di pregevolissima fattura dal punto di vista tecnico del numero 14, che certamente ha il compito non facile di sostituire l'infortunato Osimhen, ma la manovra a cui si dà respiro grazie all'incombere di Elmas sulla corsia di destra appoggiato a Di Lorenzo, ancora Fabio Ruiz, la palla sul sinistro, la conclusione per il 4-0 del Napoli con il tiro chirurgico di Fabian Ruiz verso il secondo palo, lì dove non è potuto intervenire Pepe Reina, pallone che si è adagiato alle spalle del portiere della Lazio, quaterna confezionata dal Napoli, Lazio affondata. Siamo al 40esimo nel corso del secondo tempo, il Napoli conduce sulla Lazio per 4-0, l'ultimo gol in ordine di apparizione, quello al 40esimo di questa ripresa ad opera di Fabian Ruiz, e la linea che può tornare a Saxa Rubra, studi di Roma, per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata. Il pallone all'interno della sua porta, con questo
questa vittoria, oramai credo si possa parlare di vittoria, il Napoli raggiunge quota 35 in classifica, è solitario in vetta alla graduatoria della Serie A dopo la sconfitta odierna del Milan in casa, difficilmente pronosticabile, sconfitta contro il Sassuolo, che è riuscito ad imporsi per 3-1 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Nel frattempo Di Lorenzo integra il cipolato ai danni di Zaccagni, che si arrabbia col direttore di gara, ma non c'è stato fallo, ci sarà semplicemente rimessa laterale in favore degli uomini di Maurizio Sarri a cavallo tra i due metà campo. È ovvio che la Lazio dovrà in qualche modo riflettere su questa partita, su questa sconfitta molto molto pesante, d'accordo sul terreno della capolista, ma evidentemente non c'è stata mai partita questa sera al Maradona, eccezione fatta per due conclusioni, mentre ora c'è un cartellino giallo per Demme, che è entrato fallosamente con la gamba tesa ai danni di un avversario, di un giocatore della Lazio. Potrebbe trattarsi, se non andiamo errati, Lucas Leiva, così infatti il brasiliano ex Milan e Liverpool, e quindi il calcio di punizione in favore dei biancocelesti, e quindi una sconfitta pesantissima patita dalla Lazio, che vede allontanarsi quindi la zona, il quarto posto, soprattutto dove si trova in questo momento l'Atalanta, tallonata da una Roma che oggi, seppur di misura, è riuscita a sconfiggere il Torino in casa per 1-0 grazie alla rete di Tammy Abraham. Insomma, è una Lazio che dovrà evidentemente rivedere qualche sua convinzione dopo la buona prova, dobbiamo dire, anche in Coppa, in Europa League. Una Lazio che invece è caduta fragorosamente al Diego Armando Maradona di Napoli, sotto i colpi degli azzurri di Luciano Spalletti, intenzionati non solo a conquistare la vetta della classifica, ma che evidentemente a mantenerla fino alla fine di questo campionato. È ormai indubbio che il Napoli, così come il Milan e l'Inter, lotterà per vincere lo scudetto edizione 2021-2022. C'è Petagna, posizione di ala sinistra, deve retrocedere sulla pressione di un avversario che lo costringe a perdere il pallone, ha guadagnato una rimessa laterale. Infatti la Lazio, stiamo andando già in sede di commento, gentili ascoltatori, visto che siamo più o meno certi che l'arbitro non vorrà concedere minuti di recupero a questa partita, la Lazio è sotto di 4 gol, il Napoli conduce per 4-0, diciamo così, per usare un eufemismo, che il risultato della partita non è in discussione, quindi crediamo che talmente ampio il vantaggio degli azzurri di Luciano Spalletti che il signor Orsato della sezione di Schio non concederà minuti di recupero dalla qui al termine della partita, meglio quando scadrà il 90esimo, quindi tra un minuto e mezzo al termine della partita. Attenzione, ancora Napoli in avanti, Insigne, il taglio per Petagna, che nel frattempo si era fermato per la sua posizione di fuorigioco, può intervenire questa volta Pepe Reina e far su il pallone all'interno dei propri 16 metri, un minuto al termine del tempo regolamentare. Vedremo se l'arbitro sarà intenzionato a concedere recupero. Come detto, non crediamo, visto che Napoli conduce per 4-0, una partita dominata in lungo e in largo dagli uomini Luciano Spalletti, che hanno di fatto rischiato in una sola occasione, quando erano già in vantaggio per 2-0 nel corso del primo tempo, sulla conclusione di Luis Alberto, deviata prodigiosamente in angolo da Ospina, e sul conseguente colpo di testa di Acerbi sul calcio d'angolo, che è andato a scheggiare la traversa. Da quel momento in poi praticamente la Lazio in attacco non si è mai più vista. Il Napoli, che ha spadroneggiato tenendo possesso di palla e gestendo la partita, nella ripresa una volta in vantaggio di 3 reti, andando anche a segno all'altezza del 40esimo, quindi nel finale della sfida con Fabian Ruiz. Malquet a destra ora, sta per scadere il 45esimo, 15 secondi al termine del tempo regolamentare. Il signor Orsato della sezione di Schio, che guarda il suo cronometro, vediamo se mette il fischietto in bocca, perché il 90esimo sta per scadere, non ci sarà recupero. Vediamo se è così, vediamo se le previsioni sono esatte, ed effettivamente l'arbitro dichiara conclusa la sfida del Diego Armando Maradona tra il Napoli e la Lazio, il posticipo della 14ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Il campionato ha un nuovo padrone, è il Napoli di Luciano Spalletti, che sessa al vertice della classifica, scavalcando il Milan di 3 punti, superando la Lazio con un roboante 4-0, confezionato in particolare in un funambolico primo tempo con le reti al 7 di Piotr Zielinski e poi la doppietta di Dries Mertens tra il 10° ed il 29esimo. Splendide le marcature del Berga, così come bellissimo il gol al 40esimo del secondo tempo, che ha suggellato proprio il finale. Il 4-0 in favore del Napoli sulla Lazio ad opera di Fabian Ruiz. A me non resta che ringraziare, gentili ascoltatori, per la preziosa collaborazione tecnica, Giuseppe Lizzi, Francesco Repice, nel ribadirvi che il Napoli ha battuto nel posticipo della 14ª giornata allo stadio Diego Armando Maradona la Lazio per 4-0. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.